Immagini estrapolate da una telecamera collocata nei garage in cui si è consumata la violenza e che mostrano l'entrata e l'uscita dal luogo in cui è avvenuto lo stupro di gruppo. Immagini che hanno contribuito ad incastrare i cinque minorenni accusati di aver stuprato a San Valentino Torio una sedicenne di Sarno. Alle 21:06 viene inquadrato un giovane che trattiene una persona di sesso femminile sotto braccio. Si legge nell'ordinanza di convalida firmata dal GIP del Tribunale dei Minori di Salerno, Maria Rosaria Minutolo. È la sedicenne che viene portata in un box. Alle 22:02 la stessa telecamera inquadra la ragazza mentre esce dal box con uno dei cinque indagati. È intanto trascorsa un'ora durante la quale si consuma quella che il GIP definisce una violenza selvaggia. Lei piangeva a singhiozzi fino ad arrivare a non avere più neanche la forza di reagire, ma nonostante ciò nessuno degli indagati si è astenuto dall'abusare di lei. Un incubo durato circa un'ora, dalle 21:06 alle 22:02. La ragazza ha raccontato di essere stata invitata da due dei cinque minorenni a seguirli nei garage con il pretesto di parlare. Lei si è rifiutata, ma a quel punto è stata portata con la forza. Qui si è consumata la violenza. È una ragazza di facili costumi, hanno provato anche a difendersi così gli indagati, ma per il GIP, a parte l'assoluta e riprovevole gratuità di tale affermazione, la circostanza sarebbe comunque palesemente irrilevante. Inoltre, alcuni di loro, in sede di udienza di convalida, hanno cercato di avvalorare la tesi di un rapporto consensuale. Per i cinque ragazzi, difesi dagli avvocati Nicola Cicchini e Gaetano Pedone, Emma Ragosta e Renato Conti, Cosimo Vastola, Valentina Miranda, Andrea Miranda, è stato disposto il carcere minorile. Per due, quello di Nisida e per tre, quello di Benevento. Sussiste, secondo il GIP, per la spiccata capacità criminale dimostrata, come si legge nell'ordinanza, il pericolo di reiterazione. Vi sarebbe il concreto pericolo che possano commettere reati della stessa specie. Ma non solo, vi sarebbe anche il pericolo di inquinamento delle prove attraverso pressioni sulla ragazza al fine di indurla a ritrattare anche parzialmente le sue dichiarazioni.